Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Adler e benvenuti sul mio canale. Altro pronostico, siamo tornati, avevo lanciato il video di Inghilterra-Spagna e siamo tornati con Portogallo-Italia. Secondo pronostico di questa sosta di nazionali, sempre ammesso che il computer non mi faccia regalini. Allora, avevo annunciato che Cristiano Ronaldo non ci sarebbe stato in questo video perché ha deciso di non giocare contro l'Italia, non è stato nemmeno convocato e quindi ragazzi, incredibilmente il Portogallo è sceso a 4 stelle e mezzo di valutazione esattamente come noi. Noi siamo a questo punto più forti in attacco con 82, mentre ad 80 si ferma il Portogallo, centrocampo 81 pari, difesa 83 noi, 80 loro. Quindi sulla carta potremmo, diciamo, provare a vincere questa partita. Ho giocato 2 giorni di fila a PES, quindi ho la testa con i meccanismi di PES e spero di non fare dei casini. Quindi andiamo a leggere la nostra formazione. Ovviamente i convocati dell'Italia erano veramente tanti e hanno dovuto lasciare fuori parecchi. Però noi riusciamo comunque a schierarci con Pierin in porta, Crisito e Zappacosta i laterali, Pierin e Bonucci centrali, col 4-3-3, Jorginho, Bonaventura, Benasi a centrocampo, Insigne, Belotti e Bernardeschi in attacco. L'Italia come modulo aveva il 4-2-4, ma fatto un 4-3-3 classico, poteva anche mettere 3-5-2 volendo. In panchina abbiamo Balotelli, Immobile, Donnarumma, Rugani, Zaza, Romagnoli e Gagliardini. Mentre abbiamo lasciato fuori Pellegrini, Emerson, Palmieri, Caldara, Chiesa e Salvatore Sirigu. Ok, e credo che questa partita possa iniziare. Vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi ragazzi, che per me, come vi dico in ogni video, è molto importante. Partiamo con una bassa volume della televisione, che sennò ci intercetta. Devo da prendere qualcosa perché sto morendo di sete. Vi lascio all'intro. Gli incontri tra nazionali riservano sempre grandi emozioni. C'è la storia del calcio in questo tipo di sfide. C'è un'adrenalina e una motivazione speciale. Io e Stefano Nava siamo pronti a raccontarlo. Un saluto a tutti. Molto emozionante essere qui oggi. Siamo pronti a raccontarvi il match tra Portogallo e Italia. La storia dei mondiali è ricca di episodi. Ok, l'ho tagliato. Nell'immaginario collettivo l'ho tagliato. L'intero paese pensa ad esempio al quindi vabbè. Si fece rimontare e battere nella sfida decisiva. Come sempre detto, avrei tranquillamente potuto, mi fa anche in altro video, mettere la moda dei mondiali, però non si tratta di mondiali, anzi nel contesto proprio Nations League per gli europei, quindi quindi ho fatto nazionali normali. Eccoli qua, i portoghesi. Giocano in casa allo stadio da Luz. World Stadium. Per FIFA, guardate là, Perin. Sembra un Beatle. Non ho nessuna maglietta della mia collezione oggi. Si è aggiunta la maglia di Griezmann, l'avete visto nei video verso la fine del mondiale, e la maglia di Higuain, nuova di quest'anno. Nel video scorso vi consiglio tutto Calcio Store su Facebook per le maglie a poco prezzo, anche la bottega delle maglie 2.0, con cui sto trattando per avere un'altra, e indosso la canottiera che indosso spesso in casa, che è particolare perché l'ho utilizzata nel primo video del canale, un anno e passa fa. Rui Patricio, Pereira, Neto, Pepe, Guerreiro, Carvalho, Bernardo Silva, Pizzi, Bruno Fernandes e André Silva. Passare da Pepe sarà un po' un problema, ma ce la possiamo. Noi la formazione l'abbiamo già letta, quindi credo che possiamo iniziare questa partita sperando di riuscire almeno a vincere o a pareggiare, che non sarebbe per subito. Belotti! La possiamo fare kick-off glitch, ragazzi. Bravo, bravo Rui Patricio. Va Insigne dalla bandierina. Troppo sul portiere. Palla spazzata, però rimane lì. Niente. Occhio, cerca l'area di rigore.
Eccola la palla persa. Guardate qua. Tiro. Gol. Oh, fuori. Deve aver bucato la rete. Deve aver bucato la rete. Deve aver bucato la rete. Vabbè, non l'ha fatto prima, lo fanno adesso. Bravo Perin. Bravo Perin. Bravissimo Perin. Fai fare gol ad Andre Silva. Bravo Perin. Mamma mia. Oh, non c'è versi di concludere, eh. Guardate qua. Vai. 2-0. 2-0. 2-0. Oh, c'è un intervento. No, no, perché poi. Poi ovvio, no, che c'è il mega intervento e il 2-0 del Portogallo dopo 21 minuti ancora con Andre Silva. Ragazzi, io non so che veramente cosa fare davanti a una cosa del genere. Niente. Niente da fare. Guardate qui. Uno va al cross e gliela butta direttamente nelle mani a Patricio. Vai di testa. Oh, no, 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 non esultare, non esultare. Prendi la palla in mano, non esultare. 24 minuti per fare un gol. 24, 25 minuti per fare un gol. Tiriamo sull'offensiva. Teniamo il pressing alto. Tiro destro, gol. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Va pareggiato. 33esimo, Bonaventura 2-2. Bisognava arrivare a questi punti. Bisognava veramente arrivare a questi punti. Giacomo, giochiamo di contropiede. Bravo Insigne. Bravo Insigne. Ovviamente non passi. Per scendere avanti. Insigne, devi andare dietro. Poi c'è Bernardeschi. Che adesso ovviamente il gol noi non lo faremo, non lo vedremo neanche più col binocolo. Bernardeschi al cross di testa. Non ci credo, 3-2. 3-2 al 44esimo, ma che partita è? Ma che partita è? Ma che partita è, ragazzi? Da 2-0 a 3-2 in 20 minuti. C'è stato il tocco del portiere, non Ma abbastanza, evidentemente, per evitare il gol. Cambiano mai scenario dire dopo il gatto rigore finché è nel sacco. Noi per chiudiamoci in difesa contropiede a Pizzi. manetta. Perché so come. Perché conosco benissimo FIFA, lo so com'è. So benissimo cosa è capace di fare e magari può anche farlo adesso con Andre Silva, meno male. Ha voluto fare un pallonetto inesistente. Un gol regalato. Il primo gol regalato da Andre Silva. Difesa che va dove gli pare per il 2-0. L'abbiamo fatta fortunosamente a trovare un 3-2. Vediamo adesso di buttare tutto nel gabinetto. Mi raccomando, FIFA, fammi anche questo regalo. Occhio, cerca l'area di rigore. Subito Andre Silva col kick off Pizzi. glitch. Fuori di poco, poteva essere il gol del pari. Non si può rimproverare nulla. Porto Però non la rinvio più. paziente, ci ha provato. Si libera della marca. De Silva, ancora ragazzi, Andre Silva sta Andre Silva. Questo tiro al giro. facendo quel che gli Fortunato pare lì Andre Silva che ha trovato il davanti. pari. Sarebbe stato un gol da. Provano gli azzurri. Insigne. Insigne. Occhio al centro. A Prova giro! Si può rimontare il gol, ma non sembra molto Oh! rassicurante. Abbiamo visto ancora qualche spiraglio per la rimonta. Ma avessi detto, ti do 10 Discreto euro, questo tiro tiro va in di porta, Insigne. avrei detto Questo di gli no. permette di non affrettare i tempi e lasciare che Mamma siano gli mia. Però altri a fare la prima mossa. è il gol più bello di questi due Straordinario. pronostici, ragazzi. Questo va Riuscito per a rimanere nel rimontare. Ci canale. vuole Guardate grande qua. tecnica per infilare una palla del genere. Cosa ha messo Insigne? Cosa ha Pareggia e messo rimonta nuovamente Insigne? il gol da un'altra Da due inquadratura. sotto a due sopra. La guarda, non si è neanche buttato lui, Patrizio, tanto questa qui va fuori. Benissimo, benissimo. Per ora. Che FIFA ti conosco, FIFA ti conosco. È un anno che siamo insieme, abbiamo giocato insieme 1300 partite. Ti conosco. E Luis troppo Dentro, bene ti conosco. l'azione intercettando il lancio. La palla Attenzione, dentro, Pizzi. gol. Ed Kick off glitch. ecco Cosa avevo detto? Aspettate esultare. Se in difesa il gol. oltranza, Un'azione estremamente contropiede come difensiva per una tattica, rete fitta di kick Pizzi off per glitch. Pizzi. Grazie FIFA, ti ho detto ti conosco, c'è un motivo se ho detto ti conosco, no? Davvero un grande spettacolo con molti Gol gol, di una sfida Bruno Fernandes che sta intensa giocando e pure fuori tatticamente. ruolo. Cross Riuscito in sul mezzo, nessun fondo, problema, direttamente nei bracci uscita di di portiere. Patricio. Se fosse una partita, cioè,
essere 4-3 in aprile. Poteva essere 2-1, facciamo 2-0, facevano uno, si rimontava. No, deve essere 4-3. Non c'è neanche gusto. Immobile è da solo. Ha Pepe lì vicino che lo contrasta. Per Bernardeschi lo mette dentro dove c'è Insigne. Ovviamente Rui Patricio la prende. Caccia al destro. Addirittura fuori. Vabbè. Commentare che gli arbitri per Menassi. Tanto. E si perde, si perde. Se si vince, tanto ormai. FIFA lo conosciamo com'è. FIFA lo conosciamo com'è. Bravo Perin. Non ci posso credere che palla che ha aperto Jorginho. È tutto sul Portogallo, è tutto su. Via, via. Vedremo se riusciranno a contagiare. Sesso Portogallo che attacca. Va con il pericolo. Dato lui fa quel che gli pare, per fortuna. Ha pressoché due piedi sinistri. La conclusione non ha preso l'effetto voluto, ne è uscito fuori un tiro completamente sballato. Bernardeschi. No, ecco, ecco FIFA che ti fa perdere la partita. Ecco come perdere una partita con i filtranti sbagliati apposta. Via. Via per Immobile. Almeno si chiude in attacco. Immobile. Non trattiene, attenzione. Lancio su. Senza problemi. Fischia. Non fischia. 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 Ecco l'arbitro che fischia la fine della gara. Allora. Una partita veramente questa, molto divertente questa, Stefano. Sì, carriera a parte, è l'ultima partita su FIFA 18. È l'ultima partita su FIFA 18. Perché? Vi ho già spiegato che i pronostici dei club saranno su PES. Perché faccio i trasferimenti e FIFA me li resetta. Mentre PES invece no. In sostanza. Quindi aggiornerò PES 2017 con tutte le squadre, con gli overlord di PES 2019, in modo da renderlo uguale, ma cambia solo la grafica e kit. In sostanza. Non farò più pronostici su FIFA perché voglio un FIFA nuovo, un FIFA che non fa queste partite qui, che sono veramente orribili da vedere. 4-3, 2-0, 4-2, 4-3. Difese ferme. Non voglio più vedere cose del genere. Ho già nei mondiali parlato di questo problema di FIFA 18 che ha raggiunto veramente livelli assurdi. Cioè, c'era FIFA 16 una volta, per esempio. Ho giocato tantissimo al FIFA 16. FIFA 16, vinci, perdi. Niente, niente sorprese, niente. Niente difese che si buggano. Se sei forte, vinci. Se sei scarso, perdi. Fine. Invece qua no. Invece qua no. Invece. Cioè, sto facendo lo stesso discorso che ho fatto nella finale, no, nel pronostico di Portogallo, no, di Brasile e Messico. Tutto il mondiale che ho fatto. Di Brasile e Messico, finita 6-5 addirittura. Cioè, queste cose non si possono accettare. Veramente. Speriamo che FIFA 19 sia un po' più umano, più reale. Perché non è possibile. Detta questa, ragazzi, vi ringrazio la visione. Scusate la partita perché vi chiedo scusa al posto di FIFA io, perché non esistono cose del genere. Cioè, esistono, ma non tutte le partite. Una volta ogni morte di papa. Lasciate like, iscrivetevi. Meno male, Insigne ha fatto quel gol. Ci si vede alla prossima. Che sarà sempre quel club. Potrà essere una carriera. E chissà dove si va a finire. Ciao a tutti, ragazzi, grazie della visione. State connessi per quel che potete. Vi ringrazio.